Bella ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovo episodio di Skyrim. Finalmente siamo entrati nella casa di Geldur, che la casa in cui siamo stati nello scorso video. Bello questo scudo. Non era la casa di Geldur, ma era un'altra casa. Siamo sempre a Riverwood, è giorno. E dove cacchio è il sole, quello là, ok. Siamo qui perché dobbiamo vedere. Esserti utile? No, do dobbiamo vedere un attimo, visto che questa è casa nostra. Attenzione. Possiamo prendere tutto, ma possiamo anche dormire? Possiamo dormire! Bene, quindi è il momento che... Prendi stivali. Ah, questo lo possiamo prendere. Perché il cappello? Cerca comodino. Ferri da stiro, che cacchio? Ah, ok. No, però prenderei l'oro, sei con me. Bene. Pellaccio di vaffanbagno. Pelle di capra. No, grazie, ma ci prendiamo i soldi per... Le patate. Ci prendiamo le patate. Anche qui. Grazie. Idromele, cosa servono alle idromele? No, pozioni, idromela, no, nel cibo allora. Idromela, ripristina 20 punti di rigore, il genone si rigenera più lentamente. Ah sì, tipo una specie di birra. Ah, perfetto, che cos'è? Olaf? Sì, me lo... Leggerò io poi con calma. Oro 62, guarda, torcia. La torcia ci serve sicuramente. Per qualcosa. Guarda, cerchiamo di guardare stivali. Ma io li... Io ho un'arma. Talos ti accompagni. Ok, io ho un'armatura tutta in ferro, non ho bisogno degli stivali. Anzi, stivali ce l'ho, ma sono stivali sempre in ferro. Ok, dov'è Spero di che... rivederti a Windel. Ho capito, ci vediamo a Windel. Dov'è che dobbiamo... Che cacchio? Maledetti imperiali infedeli. Ok, Sarò lieta di dov'è aiutarti. che dobbiamo andare? Parla con... Vabbè, già fatto, parla allo Jarl di Whiterun. Perfetto, e Whiterun si trova... Ok. Qua. Oh. Stai scherzando? Ah, questo è uno. No, scusa. Perché? Aspetta. Perché Whiterun è qua invece io devo andare qui? Che cacchio è? Che è tipo un bug del segnale? Non, piazzare indicatore. No. Piazza indicatore. Perché non è si piazza bene? Bene. Oh, spavento. Che cacchio? Ma che cavolo. Va bene. Cioè. Questo che cacchio è? Ah. Un bug grafico. Bene. Fino a là, cioè ci impiego un intero episodio. Ah, comunque ho ancora cioè l'ascia, il martello a punte più lo scudo. Ok, direi di andare. Siamo tutto a 40 fps, però io li registro fino a 30 perché con YouTube. Perché YouTube può supportare i video fino a 30 fps, sempre funghi, quello della volta scorsa. Mi sembrava uno... ok. Si sente un suono... C'è qualcosa qua che non è...
Non è mi convince, tipo. Fanculo! Ti distruggo! Peggio di amnesia sto gioco. No. Tira su qua perché non si sa mai. Ma dove cazzo? Senti, se io provo ad andare tutto di qua. Chi sono quelli? Chi sono? Chi ha la coda? Ah no, la spada. Chi sono questi? Posso vedere? Posso parlare? Ti avverto, la tua presenza sta interferendo con gli affari imperiali. Sparisci! Ma cosa vuoi? Sento una presenza? Come se qualcuno mi stesse tipo osservando. So chi è, ma non mi piace. In questo gioco mi sembra quasi peggio di amnesia, giuro. Che cacchio di roba è questa? Ma intanto mi guardo attorno perché penso sempre che ci sia qualcuno qua. Ci sono delle persone, andiamo a parlare, però è meglio togliere qua le cose perché... Ma perché c'è quella nebbia lì? Che cosa? Bene, è tutto risolto, ma non grazie a te. Ma che... Certo che no, ma un vero guerriero non avrebbe rinunciato alla possibilità di sfidare un gigante. Un gigante? Ecco perché sono al fianco dei miei fratelli di scudo. Non sei dei nostri, eh? Mai sentito parlare dei compagni? Compagni? Un ordine di guerrieri. Siamo fratelli e sorelle nell'onore. Ah, ecco. Se la paga è buona, possiamo risolvere qualsiasi tipo di problema. Molto bene, allora. Fattoria. Ah, quella. Ma che cosa? Anche che brutto che è. Buongiorno. Devo andare là. È quella White Run. Ah, bene, siamo già arrivati, bene. A quanto siamo, non ne lo so, perché mi scordo sempre di far partire il cronometro, quindi... Che roba è? Stalle di White Run. Ah, sì, bene. Ah, qui... Ruba no. Al momento... Ho i destrieri più veloci di tutta Skyrim. Dove l'hai messo il pane? Un uomo come te ha bisogno di un cavallo da guerra, lo so. Ah, qui si possono comprare i cavalli, figo! Davvero? Infatti. Penso che l'entrata sia qua. Che cacchio? Chiedo se non sia meglio andarsene da Sky, trasferendo altrove il nostro commercio. Questa storia dei draghi è preoccupante, lo ammetto. Ma possiamo evitarli se non ci fermiamo troppo a lungo nello stesso posto. Può essere, ma la guerra... Perché stai guardando me? ...facile riuscire a sfuggirle. La guerra? Quello è un motivo per stare. Perché mi guardi? E che cosa te lo fa pensare? Ma che cosa? Che la guerra fa bene agli affari. Questo seduto qua, questa che cacchio fa? Non pulisce... Che è pelle? I fiocchi bianchi che di tanto in tanto cadono dal cielo sono una visione veramente insolita. Ma che cosa?
Ah, bene, lì c'è il cavallo. Ok. È da qua che si entra, sì? Penso che... sì, almeno penso. Ok. Una guardia lì, una guardia là. Anzi, no, lì... lì non c'è neanche. Bene. Bene, siamo arrivati. Che cazzo c'è qua? Che cacchio è? Boh, sì, non si riesce a vedere. Ah, il ponte. Si può anche togliere qua. Si può chiudere. Ah, si può entrare. Figo. Ma che cacchio è? Va bene. Alt! La città è chiusa per via dei draghi. Sono ammessi solo coloro che hanno impegni ufficiali. Riverwood chiede aiuto. Anche Riverwood è in pericolo. Faresti meglio a entrare. Lo Jarl si trova a Dragonreach, sulla collina. Ok. Quindi mi lasciate entrare. Bene. Ma perché sento come se qualcosa mi stesse guardando. Quella zona lì che mi preoccupa di più. No, io non ne penso che anche sia un gioco horror. Bello sto robo. Whiterun, nuova scoperta. Bene. Impegneremo a qualsiasi costo. Che cacchio. Ma servono più spade per i soldati imperiali. Non posso pensare. Guerriero nato. Un ordine del genere. Perché non metti da parte il tuo stupido orgoglio e non chiedi aiuto a Erland Mantogrigio? Preferirei inginocchiarmi a Ulfric Manto della Tempesta. E poi Mantogrigio non rifornirebbe mai la legione. Fa come credi. Accetterò il lavoro, ma non aspettarti un miracolo. Ok, non so di che cosa stanno parlando. Lavoro con mia madre per vendere frutta e verdura. Ma chi ti ha detto qualcosa? Non ho fatto nulla. Che avete? Ma sono tutti pazzi qua, cioè passo io e si mettono tutti a parlare, cioè così come se niente fosse. Ma dov'è che devo andare? Sfigato. Queste che cacchio sono? Allora, devo andare di qua. Ed ecco l'amici, l'orrenda verità. Noi siamo figli dell'uomo. Talos è il vero dio degli uomini. Ha abbandonato il suo corpo fatto di carne per ascendere al cielo e governare sul regno dello spirito. Chi è? Che è un serpente? Perché non salta? Per i nostri signori elfici. Che è un... sì, è un... un serpente gigante. Si strappano alla vostra fede e domani cosa faranno? Senti, cosa vuoi te? Eccoti, sei qui per ascoltare la parola di Talos. Cosa mi sai dire di costui? Se cerchi informazioni sul potente Talos, hai certamente trovato la persona giusta. Nel corso della sua vita mortale, Talos era un Nord dotato di insuperabili abilità belliche, di saggezza infinita e del potere di leggere l'animo umano. Addirittura. Talos dominò il potere della voce. Ah. E con esso riunì le terre degli uomini in un grande impero. Nelle terre meridionali era conosciuto con il nome di Tiber Septim. Qui a Skyrim lo veneriamo con il suo vero nome Nord. Ok. Il suo regno terreno fu così grandioso che quando ascesi ai cieli divenne il signore dei divini. Addirittura. Se vuoi altre informazioni troverai un gran numero di tomi sull'argomento. Tomi? Ok. Che cosa fa l'inferno? Niente! Anzi ancor meno di niente!
La macchina imperiale applica la legge dei Talmor contro la sua stessa gente! Insorgete dunque, figli dell'impero! Insorgete, manto della tempesta! Abbracciate il verbo del potente Talos, colui che sia uomo, sia divino! Ma che c***o? Abbiate fede. Ma stai parlando con l'albero? Scusate! Fidatevi di Heimskir, poiché io sono il prescelto di Talos. C'è una frattura qui a Skyrim, io che non può essere sanata né dalla magia né dai nove per diffondere il suo sacro. In che senso devi? Talos il potente è arrivato. E chi è? La stagione. Stai zitto un attimo, sto invincibile. Noi ti lodiamo. Com'è possibile che quei patetici manti grigio mostrino ancora la loro faccia in cui nella propria sazzura? Sto impazzendo. Hai abbandonato il fango. Questo chi è impazzo che parla non si sa che? Allora, questo qui deve essere un incrocio tra un gioco che fa impazzire e un gioco horror. Entri? Ah, ok. Ah, siamo ancora al livello 1, attenzione. Chi è? Che cacchio è? Cos'è quella? Ah, cos'è? Un alce? Sei alce, cervo. Oh, qua mi va tutta a 60. Va bene. Non è il momento per prendere decisioni avventate. Credo che abbiamo bisogno di maggiori informazioni prima di agire. Volevo Cosa solo... significa questa interruzione? E questo chi è? Lo Jarl Balgruuf non riceve nessuno. Senti, che cosa vuoi te? In qualità di Uscarlo, devo occuparmi dei pericoli che minacciano lo Jarl o la sua gente. Hai la mia attenzione. Ora dimmi ciò che hai da dire. Mi è stato detto di consegnare un messaggio. Qualunque cosa tu debba dire allo Jarl, puoi riferirla a me. Ok. Sto iniziando bene, a pensare che... Voglio che... Cos'è questa storia che Riverwood è in pericolo? Un drago ha distrutto Helgen. Gerd possiede la segheria, se non sbaglio. Sì. Un pilastro della comunità. Non è incline a follie e sciocchezze. Hai la certezza che Helgen sia stata distrutta da un drago? Sì. Non si è trattata di qualche incursione dei manto della tempesta andata male? No. Sì, l'ho visto benissimo mentre gli impellari cercavano di tagliarmi la testa. Davvero? Non si può dire che tu non sia onesto sul tuo passato criminale. Non mi interessa chi vogliono uccidere gli imperiali, specialmente adesso. Ciò che mi interessa è sapere cos'è successo a Helgen. Te l'ho appena detto! Il drago ha distrutto Helgen e l'ultima volta che l'ho visto era diretto qui. Perismir, Irelet aveva ragione. Cosa dici ora, Proventus? Dobbiamo continuare a fare affidamento sulla solidità delle nostre mura? Contro un drago? Mio signore, dovremmo inviare subito delle truppe a Riverwood. È in grave pericolo se quel drago si aggira tra le montagne. La vedrà come una provocazione. Penserà che siamo dalla parte di Ulfric e che ci stiamo preparando per attaccarlo. Basta così. Non me ne starò fermo mentre un drago brucia il mio feudo e massacra la mia gente. Irelet, invia immediatamente un distaccamento a Riverwood. Sì, mio Jarl. Chiedo scusa. Ora dovrei tornare alle mie faccende. Sarebbe meglio. Beh, ok. Fatto. Mi hai cercato di tua iniziativa? Sì. Hai reso un servizio a Whiterun. Non me ne dimenticherò. Prendi, come segno della mia gratitudine. Corazza imperiale. Potresti fare un'altra cosa per me. Magari adatta a una persona dotata dei tuoi talenti particolari. Avanti. Troviamo Faringar, il mio mago di corte. Stava indagando su una questione collegata a questi draghi e alle voci sui draghi. Voci? Perché adesso i draghi parlano?
Tutto a 60 frame, attenzione. Ti muovi? Grazie. Ma chi è che... Credo di aver trovato qualcuno che possa aiutarti con il tuo progetto sul drago. Forza, fornisciogli tutti i dettagli. Quindi lo Jarl pensa che tu mi possa essere utile? No, immagino pensasse alle mie ricerche sui draghi. Sì, potrebbe farmi comodo qualcuno che prenda una cosa per conto mio. Beh, in realtà si tratta di addentrarsi in una pericolosa rovina in cerca di un'antica tavoletta di pietra che potrebbe anche non essere là. Ah, perfetto! Cosa ha a che fare questo con i draghi? Ah, non abbiamo qui un rude mercenario, ma un pensatore. Uno studioso, magari. Non esattamente. Vedi, quando le storie sui draghi hanno iniziato a circolare, molti le hanno liquidate come fantasie, dicerie. Credevano fosse impossibile. Sai come si riconosce uno stolto? No. Considera impossibile tutto ciò che non rientra nella sua esperienza diretta. Davvero? Io però ho iniziato a cercare informazioni sui draghi. Dove erano andati moltissimo tempo fa? E da dove provenivano? A me me lo chiedi? Ho sentito parlare di una certa tavoletta di pietra che dovrebbe trovarsi al tumulo delle cascate tristi. Aia. Si tratta di una pietra del drago. Dovrebbe riportare una mappa dei siti di sepoltura dei draghi. Ah, perfetto. Va al tumulo delle cascate tristi. Trova questa tavoletta che sicuramente sarà sepolta nella cripta principale e portamela. Semplice, no? E se non c'è? Parliamo un po' di queste robe. Una vecchia tomba realizzata dagli antichi Nord, forse risalente alla stessa guerra dei draghi. Ah, forse vuoi solo sapere come arrivare là. Si trova vicino a Riverwood, un miserabile villaggio alcune miglia più a sud. Sono sicuro che una volta là, i locali sapranno spiegarti dove andare. Beh, bisogna conservare qualche segreto professionale, no? Ho le mie fonti, fonti affidabili. Ah, sei tipo un agente segreto allora, tipo. Dimmi di più sulla guerra dei draghi. Non mi sorprende che tu non ne abbia mai sentito parlare. Anch'io credevo fosse solo un mito. Ora non più, però. La guerra dei draghi è stato un evento storico, anche se sappiamo pochissimo di quello che accadde. Ai tempi dell'era leggendaria, i draghi erano adorati come divinità a Skyrim. Ah. Molte delle monumentali rovine che punteggiano queste terre erano in effetti templi ad essi dedicati. I dettagli sono andati persi, ma un giorno i Nord si sono ribellati. Dopo una lunga e terribile guerra hanno avuto la meglio sui draghi, i loro signori. Tutti i draghi furono uccisi durante la guerra dei draghi? Oh no, molti sono morti ovviamente, ma molti sono rimasti in vita nei periodi seguenti. Capisco. Questo stesso palazzo, per esempio, è stato edificato dagli antenati di Balgruf per tenervi prigioniero un drago. Occhio. Ecco perché si chiama Dragon Reach. Ah. Dragon sta per Dragon Reach. Cos'è? Tipo gabbia per prigione. Sei l'unico mago di Whiterun? Credo di sì, almeno dal punto di vista tecnico. In città ci sono anche un sacerdote, una sacerdotessa e un alchimista, e sono certo che anche altri praticano la magia. Sicuramente. Ah, a proposito, parlando di alchimisti, a proposito, dei sali del gelo per Arcadia, me ne ha chiesti per le sue pozioni. Saresti così gentile da portarle i sali del gelo da parte mia? Sono certo che lei saprà come ricompensarti. Consegnerò i sali del gelo, ma bene, non ho capito a chi. Sicuramente un compito così banale si addice più a te che a me. Ok. Hai mai incontrato un drago? Purtroppo no, il mio lavoro non mi offre molte occasioni di vivere un'avventura. Forse qualche eroe ne porterà uno a Dragonreach, come ha fatto una volta Olaf Occhiosolo. E chi è? Che conversazione affascinante sarebbe. Vabbè. Sei leale agli imperiali? Se ti dicessi che questa è una domanda stupida, saresti abbastanza intelligente da capire cosa intendo? Temo di no. Errato. Fino a quando potrò condurre in pace le mie ricerche, non mi interessa chi è a comandare.
Io sono un uomo impegnato e le tue inutili domande sono terribilmente fastidiose. Buona giornata. Ma vaffanculo, Ora questa è una priorità. Qualunque cosa possa esserci utile per affrontare questo drago o draghi, ci serve in fretta, prima che sia troppo tardi. Naturalmente, giusto. Jarl Balgruuf, a quanto pare mi hai trovato un assistente niente male. Sono certo che ti darà una bella mano. Se avrai successo, avrai una ricompensa. Whiterun ti sarà debitrice. Bene, non vedo l'ora di ritrovare. Beh, e adesso? Che cosa dovrei fare? Che gli dei ti assistano nelle tue battaglie. Secondo te, per quale motivo Ulfric ha ucciso il re dei re? Senza dubbio pensava che fosse l'unico modo per farsi valere. E anche perché sapeva che poteva farlo. Come fai a proteggere Whiterun dai draghi? Con una buona strategia e una vigilanza costante. Farengar, il mio mago di corte, prosegue nelle sue ricerche nel tentativo di trovare un metodo per respingere questi orrori. Dobbiamo anche avere vaste riserve di acqua per spegnere gli incendi che divampano dopo un attacco. A cacchio! Qual è la nostra arma più potente? Il coraggio. Perché anche se non possiamo uccidere quella bestia, almeno abbiamo la fermezza necessaria a respingerla. Finché degli impavidi eroi ce ne vuole per distruggere questi mostri, è il massimo che possiamo fare. Più di tanto, ma meno che non hai tipo una bomba atomica, però insomma. Da che parte stai? Se ti riferisci alla guerra, io sono dalla parte di Whiterun. Senza dubbio il generale Tullius e i suoi amici nell'impero ti diranno che gli devo la mia lealtà. E forse è vero. Ulfric Manto della Tempesta direbbe che sono leali ai Nord, perché lottano per l'indipendenza di Skyrim. Forse è vero anche questo. Forse verrà il giorno in cui sarò costretto a mettere la mia spada al servizio di una delle due fazioni. Ma quel giorno non è ancora arrivato. Ma arriverà presto, scommetto. Ok. Ora, se non ti dispiace, ho una città da mandare avanti. Ok, e mentre io devo andare, perché stai andando indietro? Ok, noi andiamo verso il tumulo delle Cascate Tristi. No, nella prossima parte. Perché mi sa che abbiamo bene superato i 20 minuti, sicuramente. Che è una spada questa? È sera addirittura, quindi... Quindi, ragazzi, siamo arrivati qui a Whiterun. Dov'è che dobbiamo andare? Ok, lo possiamo anche togliere, No. Rimuovi. Ora, dov'è che dobbiamo andare? Occhio! Stai scherzando? Vabbè, non è... Ci abbiamo impiegato anche tanto, però... Cioè... Beh, se può fare così, allora, quindi aspetta. Mettiamoli... Posso mettere l'indicatore? Ah no, posso metterlo qua. Bene, e andiamo qui. Benissimo, allora direi che per questo nuovo episodio è notte. Sempre notte! Ok, va bene. Corriamo e andiamo a casa di Geldur, se così si pronuncia Salta, grazie. Vai. Spero tu non voglia procurarmi guai. No. Che posso fare per te? Voglio solo dormire. Ah, tipo Minecraft. Ah, sono le 9, quindi possiamo fare 8 ore. Dormi 8 ore. Tac, 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 tac. Ok. Sono le 5. Ok, sono le 5 del mattino ed è proprio l'ora di andare. E infatti. Quindi noi ci fermiamo sempre qui e vi aspetto nel prossimo episodio, dove andremo nel tumulo delle Cascate Tristi, che si trova proprio là sopra. Là proprio. Bene, quindi per questo episodio è tutto. Io vi saluto.